qui. È una porta. Non ho mai visto una cosa del genere. Come faccio a entrare? Chissà se... L'esitazione altro non fa che portare... alla tomba, lo so, madre. Tu stai crescendo e la tua determinazione è molto forte, ma non agisci. Stavo per farlo. Lo so, ma sono momenti come questo a decidere ogni cosa. Avanti. La lancia di Leonida. Sei abbastanza grande. Forse la lancia di mio padre è un po' pesante, ma ora sei pronta. Ho sentito qualcosa! Oh! Questa lancia è magica! Racchiude un grande potere al suo interno. È appartenuta a una stirpe di eroi incredibili. Lo stesso sangue scorre in te e in me, in tutta la nostra famiglia. In tutti noi. Pensa a Leonida. Aveva un grande coraggio e ha compiuto un sacrificio enorme. Tu possiedi il suo sangue e la sua stessa forza. Riusciamo a percepire certe cose intorno a noi. È il dono della nostra famiglia. Ma non tutti riescono a capirlo. Alcuni riconoscono il potere che abbiamo e vorrebbero averlo per sé. Cercheranno di portarcelo via. Non lo permetterò. Lo so. Tu sei una guerriera. Se andremo sempre avanti e se non ci volteremo mai, saremo invincibili. Arriva una tempesta. Allora forse è il momento di andare avanti. Madre, non ti ho dimenticata. Per gli dèi, chi ha costruito tutto questo? Come può esistere un luogo simile? Come potrei spiegare una cosa del genere a Marco? C'è un bagliore laggiù.
Creazione attivata. Sincronizzazione e trasmissione cronicità. Contatto. Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Cassandra non solo possedeva tecnologia Isu, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone. Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Cassandra. Se insisti, ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori. Ritrova la lucidità. Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi che si mette a infilzarci con la lancia perché pensa che siamo i Titi o Traci. Non lo farò, anche se i Traci sono simpatici. Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Cassandra e Deimos, cioè Alexios, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo. Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo. Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Le aquile non sono male, ma una scimmietta sarebbe il massimo. Forse ho delle email. Il centro dell'universo, 400 a.C. Affascinante. Laila, riesci a credere che stiamo incontrando Erodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco. Posso fare qualcosa per te? Quello che sto vedendo di Cassandra corrisponde alle tue ricerche? Ho impostato l'Animus per usare il libro come riferimento. Quel libro è un'opera perduta di Erodoto. Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia. Le figure storiche corrispondono. Cleone, Pericle. L'opportunità di vedere il passato è il motivo per cui mi sono unita agli assassini. I più lo farebbero per giustizia o per saltare da un tetto all'altro, ma sì, anche la storia è interessante. Adoro la storia fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese. Era un marinaio e un avventuriero. Io porto avanti la tradizione di famiglia. Mi sento così fortunata. La fortuna la si crea. Perché me lo ripetono sempre tutti? Ho incontrato Erodoto, ma non so molto di lui. È un genio. Le sue storie sono considerate il testo più importante della Grecia classica. C'è gente che ha basato la propria carriera sull'analisi delle sue parole da prospettive diverse. Vederlo nel suo mondo, camminare nella polis e... scusami, è praticamente il mio eroe. Ognuno ha i propri eroi. Yeah! Ti lascio al tuo lavoro. Se ti serve qualcosa... fammi sapere.
Come va lì fuori? Bene. Nessun pericolo in vista. Lavorare ancora insieme è bello. I nostri metodi sono compatibili. Ce l'hai ancora con me dall'ultimo incontro con l'Abstergo. Mi dispiace, non sapevo che quelle colline in Quebec fossero così ripide. Ma ehi, i tuoi riflessi da Yakuza ci hanno salvato. Scusa, ex Yakuza. Siamo tutti vivi e le ferite sono guarite. È tutto ciò che conta. Certo, torno all'Animus e seguo la traccia lasciata da Erodoto per trovare il bastone. Ma ci sono un sacco di possibilità, un sacco di scelte. Non è facile prendere quelle giuste. Tu eri nella confraternita giapponese. Cosa faresti? Farei un passo alla volta. Osserverei prima di agire, oppure ucciderei tutti e li perquisirei in cerca di risposte. La scelta è tua. Grazie per l'aiuto prezioso, Kiyoshi. Ti lascio al tuo lavoro. Farò rapporto se l'Abstergo si fa viva. Sembra Third Echelon. O era Fourth? Peccato essere andati via senza bere dell'altro caribou. Chissà se i gemelli Fry riconoscerebbero Londra oggi. I tetti saranno gli stessi. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po'. Sì, sono pronta a tornare da Cassandra. Ok, sarò sempre qui con te. Ora la mia lancia è più forte. La setta non ha speranza. Beh, Erodoto ne sarà felice. Qualcuno è stato qui molto tempo prima di noi. Leonida sapeva di questo posto? Dobbiamo parlare! Non è stato difficile trovarti. Sei venuto da solo? Stai bene? Alexios, sei vivo! Non mi toccare! Dai, fratellino, devi raccontarmi tutto. Che ti è successo? Non devo raccontarti niente. Io non ti conosco. Beh, io conosco te. Non fa niente. Ci sono cose più importanti di cui parlare. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Hai attirato la mia attenzione, se è quello che volevi. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo fratelli. E siamo sopravvissuti a Sparta. Sì, ha mostrato la verità. E ha confermato quello che già sapevo. Che mi hai buttato giù da una montagna! Se è questo che pensi, Alexios, devi aver sbattuto la testa venendo qui. Ho sentito la storia. E non da una bugiarda come te. E non chiamarmi mai Alexios. Giusto, Deimos. No, lui non posso dire di conoscerlo. È un semidio. Venerato e temuto dalla setta e da tutto il mondo greco. A me sembra pura fantasia. È stata la setta a farti credere a questa storia.
Fossi in te, chiuderei quella bocca, se non vuoi che lo faccia io. Non l'hai fatto quando ne hai avuto l'occasione. Non lo farai nemmeno ora. È un'idiozia. Dobbiamo trovare nostra madre. Non mi interessano le rimpatriate. Voglio solo sapere cosa credi di fare. Quello che fa la tua setta. Cerco Mirine, nostra madre. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così. Lei è il loro prossimo bersaglio. Se mai la cercassero, sarebbe per ucciderla. Ma se non sai dove si trova, significa che ha abbandonato anche te. Davvero triste. Allora depistali. Mandali da me. Ti piace proprio avere attenzioni. Non temere, presto cercheranno anche te. E ti sottometteranno. Non sanno che cosa li aspetta. Ne dubito. La famiglia verrà sterminata. Se cercano tutti noi, hanno una persona in meno da trovare. Ho ucciso Nicolao. Ma guardati, fai tanto la moralista, ma poi sei esattamente come me. Non mi importa di ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Cosa? La cercheremo insieme. Potresti aiutarmi. Oh, credi che l'amicizia sia la risposta? Io e te come due bimbi smarriti in cerca della mamma. Sei così debole. Debole? Io uccido da molto più tempo di te. Oh, tremo tutto. Ho un esercito dalla mia parte. Fai un passo falso e ti annienteremo. Questo è il piano. La setta ha lasciato in vita Mirine e Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono mortali. Io ho il sangue degli dei, perciò pensano che lo abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbagliano. Dare la caccia a tua madre non gli basta. Non siamo rapitori, siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Come me. Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di' a Pericle e alla sua feccia elitista che i prossimi sono loro. Darò la caccia alla setta, sappilo. Hai visto quanti siamo? Hai visto di cosa siamo capaci? E credi ancora di avere una possibilità? Sfidami. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo che cosa sai fare. Ti comporti da idiota. Devi diventare più forte di così. Deimos! Malaka. Erodoto non ci crederà. Devo dirgli cos'è successo. Allora, la leggenda era vera? È stato magnifico? Che ti è successo? E la tua lancia? Calmati, Erodoto. La mia lancia è più forte ora. Lo sento. Avevi ragione. C'era una specie di manufatto. Mi ha mostrato una visione di me e mia madre. Allora, l'antica civilizzazione è reale. Cassandra, non hai idea del potere che possiedi. Ed è tutto racchiuso nella lancia di Leonida. Non è tutto. Deimos mi ha seguita. Mi ha detto che la setta si sta già muovendo. Ci stanno cercando. La mia famiglia, Pericle. Perché dirtelo, se non per attirarti in trappola? Non importa. Dobbiamo andare ad Atene e avvertire Pericle. E dobbiamo trovare mia madre prima di loro. Allora raggiungiamo la Pnice. Se è Pericle che cerchiamo, lo troveremo lì.